E ci siamo amici biscotti, io sono Andreo e l'altro giorno scorrendo per i meandri di YouTube ho scoperto questo video di questo ragazzino che giocava a Fortnite, mettiamo Fortnite, che per tipo 3 minuti, e ripeto 3 minuti, si lamentava del caldo, si lamentava che era caldo, si lamentava che stava sudando. Così ho detto, ma quante visualizzazioni avrà fatto un ragazzino che per 3 minuti 3 si lamenta del caldo, scorro e tante mila. Così la prima cosa che ho pensato è: questo è un mistero. Così ho deciso di iniziare il video pezzato di sudore. Ma oggi non siamo qui per lamentarci del caldo, oggi non siamo qui per lamentarci del sudore, oggi non siamo qui per lamentarci della puzza che fa questo sudore, siamo qui per coltivare, per sparare e per sposarsi su Atomicrops con l'estate. Ok, allora non perdiamoci in tempo. Raccogliamo il raccogliabile e falciamo il falciabile. Allora, piantiamo la rosa e poi piantiamo il semicuore perché ho notato che abbiamo cioè non poca vita, ma rischiamo di perderla. Oh, qui, diavolo, la torretta. Aspettate, aspettate. Togliamo la torretta e qui posso scavare. Sì. E direi di piantare un altro alberello. Oh, bla bla, nice, nice roo. Allora, qui c'è un altro 4x4. Non voglio la torretta. Ah, mi farà dannare sta torretta. Zappa la vigna. Uno, dos e tres. Che spagnolo perfettito. E direi di piantare la roba dispara. Allora, prima la torretta così non ci rompe le scatole. Poi la roba dispara perché volevo fare dei 4x4 per guadagnare un po' più di dindili. Ok, e che cacchio è questo? Uva? Grips è uva. Oh, che miseria, che dolore. Cos'è sta roba? Mistero, misterioso. Ok, lì c'è un'altra talpa maledetta che ci spara e ci infama. Dobbiamo concimare questa. Abbiamo già finito il concime, ok, va bene così, va benissimo così. Ah, come mi spiacciono le esplosioni. E ci ha dato del riso. Ok. Oh, va bene. Oh, madonna mia. E direi di raccogliere, visto che siamo a metà giornata, andiamo all'exploration di un'altra zona. Andiamo nel... Non so come si chiama. Pium 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 pium, mazzafacca. Oh. È tutta sta roba. Un pino selvestro. Oh, un piccone ci serve. Il piccone ci serve perché voglio espandere il mio cacchio di... Ok, questi si possono raccogliere. Voglio espandere il mio cacchio di territorio. E ok, dobbiamo già ritornare a casa. F per fisarmonica. Strani suoni dall'oltretomba. E direi che questi li teniamo. Facciamo solo questi che magari sono dispari. No, no. Teniamoci per la prossima giornata. Anche perché adesso abbiamo il piccone. Oh, il cuore ci potrebbe servire. Zappiamo la vigna e direi di piantare subito il cuore perché è quello che ci serve più assolutamente. Mi piace un sacco sta canzone, cioè questi motivetti accattivanti. Ok. Allora, qui vedo un po' di fruttini, i frutti della passione, perché noi abbiamo tanto cuore. No, aspettate, dov'è il cuore? Non mi ricordo neanche come ho girato la webcam. Ok. Oh, i moschini, che schifo. Ok, che è periodo di zanzare, però almeno nei video, per favore, non rompetele. Orca alle sbedroschi. Ok. Sì, l'unica pecca di sto gioco è che nei quattro angoli della mappa, dello schermo, c'è roba che devi guardare. Perciò io la webcam non so mai dove piazzarla. Vabbè, non vedrete il trattore, ma... Ok, così va meglio. Abbiamo usato l'antizanzara. Yes, baby. Oh, è un altro cuoricino. Allora, direi che i cuoricini li piantiamo qui vicino al
la stortozza. Questo lo piantiamo. Adesso è l'alba, abbiamo le ultime cosine da fare. Allora, questo. E cerchiamo di fare il 4x4 che volevamo fare prima, così per domani siamo perfetti. E primo giorno dell'estate, andato. Nice roux, direi un nice roux bello grande. Abbiamo tre roselline. Ah, non abbiamo usato la roba del ponte. Vabbè, sarà per la prossima volta. Questo cosa ci dà? Oh, però. Questo ci dà dei cuori. Cioè, non ho capito, lui ce li dà per una barbabietola e tecnichi 3. Va bene. Direi di flirtare con Furiosa, anche perché un aumento dei danni mi fa comodo, ma... Diavolo, servono 5 fiori. Porca miseria. Allora, direi di... Quasi quasi prendere dei picconi. Un piccone ci potrebbe far comodo. E 3, 2, 1, si torna alla fattoria. Ok, non perdiamoci in chiacchiere. Ok, poi direi di fare questo, ok. Raccogliere i semozzi. Difendiamo la base. Pium, Izzacciappo. Tutti quanti ciù. Non mi ricordo neanche che canzone fosse. E io volevo fare un... farvi vedere almeno il famoso 4x4 di verdure. Però se non mi crescono e io non le raccolgo, questo è un bel problema. Forse era meglio cambiare... Madonna, quello è quello di Stranger Things. Ok, questo è cresciuto, lo possiamo raccogliere. Questo adesso tra poco perirà. Dai, piccola zucchetta. Cresci e rigogliolisci. Comunque, per chi non l'avesse capito, cioè io storpio le parole apposta, cioè in verità un po' lo faccio perché così non si nota che effettivamente ogni tanto balbetto e mi sembra divertente come cosa. Dai. Piccolo pumpkin. È cresciuto. Ha scorreggeto? Ok. Uccidiamo questa perché sennò mi rompe le scatole. Trattore ready. No, direi che lo usiamo dopo, va. Allora, direi di piantare i fagiolini. Ole. Poi ci rimangono altri due fagioli. Direi di finire di piantare a sto punto, che tanto non ci fa male. Poi creare il mega fagiolone, perché a noi i fagioloni ci piacciono tantissimo. Ok, perfetto. Poi direi di continuare un attimo l'esplorazione, perché volevo vedere se trovo altri picconcini da poter utilizzare per i nostri scopi. Ok, qua vedo un power up. Buffalo Bill, tu muori per favore. Ma già! Porca miseria, non mi danno il tempo neanche di pensare. In teoria con questo dovrei far più veloce, ok. Fium, lo sapevo che mi colpivano. Dove cacchio è? Ah, è qui. L'M non sta per mappa, a quanto pare. Ci stanno bagattando? No, ok. È ancora tutto più o meno salvo. Pum. I moschini mi fanno abbastanza schifo, perciò abbattiamoli così. Ok. Porca miseria, dai melograno, aiutami tu. No, ho perso un sacco di concimeli. Questo lo raccogliamo prima che ce lo fanno fuori e zappiamo anche la vigna. È molto frenetico sto gioco, fin troppo frenetico. Ok, adesso c'è un attimo di stand-by a quanto pare. Ole. Piantiamo gli spinosi. Non ditemi che c'è un cecchino di... Vabbè, un cecchino lento. Ok. Dai, Sniper Elite, dove sei? Pium. Izzacciappo. C'è anche un bombarolo. Ok. Questo è il bombarolo che è andato giù. Ci stanno mangiando qualcosa.
Ah no, ok. Fortuna che ci sono i fiorellini che crescono, che mi danno i dindini. Oh, questo cresce veloce. Concimiamo immediatamente. Questa cosa deve fare un male cane se ti piglia. Riprendiamo l'acqua e dovremmo esserci. Nice, che abbiamo finito anche questa giornata. Dai, cresci piantina. Yes baby. E anche per oggi siamo stati perfetti. Pium. Siamo pieni di soldi. Quasi prendo il piccone semi di tundra grado bronzo. E mi sa che oggi avremo qualcosa che ci attacca? Non ho la più pallida idea. Allora, fucile a fuoco rapido, spara e spera. Prendiamo questo. Ok, vediamo com'è. Però ci accontentiamo. Abbiamo fatto tutto? Penso di sì. Qua quanto mi chiede, no? Beh, proviamo anche a potenziarlo. Non ho capito che potenziamento gli ha dato, ma va bene così. Allora, coltiviamo velocemente. Qua ha usato il piccone, nice. Ok, mi gratto la testa intanto. Poi direi di piantare tutto, va. Così un po' alla bucacchio. Tanto... siamo anche energizzati. Allora direi di... mi sto già annoiando a sistemare il tutto. Momento, ma fertilizza il luogo dove siamo? I, no, com'è? No. Q, e tab, gente, ricordatevi che è tab. Ah, fa maturare i raccolti. Me ne ero scordito. Ok, io comunque volevo esplorare la zona, perciò esploriamo la zona. Tanto abbiamo ancora un po' di tempo. E adesso col fucilone non abbiamo paura di niente. Ho un piccone, GG. Volevo questo dannato potenziamento. Il pollo mangia le erbacce. E... lo spaventapasseri, dai. Qua ci sono altri semini di non so che cosa. Qua c'è un altro power up. Aspettate, ai colpi che rimbalzano. Questo che ci fa veramente comodo. Ok, aiaio, ne è rimasto uno. Ok, Buffalo Bill, tu muori, non mi hanno colpito, non so come. Questo cosa ci ha dato? Oh, delle roselline, queste le andiamo subito a piantare. Oh, altre roselline. Direi che andiamo immediatamente a piantarle, visto che così crescono. Usiamo il trattorone qua, il trattorone fagiolone, per raccogliere il tutto e siamo perfetti. Abbiamo un bel po' di roba da piantare. Ah, Gigi. Appena trovo il buco, ok. Cioè, alla fine ho preso questi pezzi di legno per niente. Oh, quanta roba da raccogliere. Più. Ok, prima di tutto, roselline. Una, due, tre. Poi direi lo spaventapasseri lo mettiamo qua vicino alle roselline. Che miseria. Oh, il torrettone lo volevo piazzare. Fatemi piazzare il torrettone. Non mi prenderai mai, maledetto! No, mi ha acciappato. Oh, telefono fatto. Ah, citazione divertente. Adesso volevo provare a fare una cosa. Uno. Ok. Oh, porca miseria, che male che gli ha fatto. Ok, forse qua ci dobbiamo spostare. Spostiamoci, che questo mi sa che fa male. Oh, ma sono tosti sti tizi. Non abbiamo acqua. Ok, così. Ok. Io no, adesso non so se dobbiamo per forza ucciderlo. Oh. Ah, è vero che comunque questo è un roguelike di quelli infami. Nice. Ed è crepato anche lui. E ci ha lasciato anche un bel ricordino qua, a quanto pare. Oh no, io devo annaffiare le piante.
Annaffia le rose, annaffia le rose che devo raccogliere le rose. Diavolo. Ok. Si fa sempre più difficile sto gioco. Intanto pianto questa che così recupero un po' di vita. Oh, ma ti ho detto di annaffiare. No, la rosellina, annaffia la rosellina. Please. Vabbè, adesso tanto siamo tranquilli. Che poi l'importante non è finire le ondate, è più sopravvivere. Abbiamo finito l'acqua di nuovo? No. Ok, un'altra rosa. Direi di... Ho sentito un gatto, ho sentito un gatto chiatto. Gatto chiatto, stai zitto. Qua siamo concentrati a coltivare. Ok. Forse no, un altro colpino di metanfetamina, sì. Di trattore potremo farlo. Dai, annaffiamola, così dovremmo esserci. Abbiamo un bel po' di roba. Ok, perfetto, è stato una partita dannatamente perfetta. 3, 2, 1 e via che si torna in città. Beh, abbiamo fatto i big money anche oggi. Nuovo personaggio sbloccato. Rie. No, seriamente, ci dai adesso la schifo di barbabietola? Ah, però mi sa che il sindaco ci vuole. O comunque, forse il nuovo personaggio, no? Il sindaco. Strichuan. Dai, su con... Ah, pieno al massimo, guardate quanto ben di Dio. E il mega patatone di prima. Ok, pantaloni da tuta, mi piacciono. Apre la strada verso nuove zone. Ok, una rosa che non ci fa mai male. Seminare allunga la durata del giorno. Monsone di sangue. Oh, con cima tutto. Le cornucopie che io non so ancora che cacchio servono. Poi, qui cosa abbiamo? Tasca per scoiattoli. Ogni tanto lancio. Diavolo, mi tenta un sacco. Mi tenta tantissimo. Lo spaventapasseri no. Oh, qua ci sono altri giù trattori. Tritte nemici. Ok, non ci interessa per il momento. E direi che siamo perfetti. Siamo perfetti. Forse potrei prendere il drone. Però prendo tutti i semi. Tanto siamo pieni, ma pieni, ma pieni di soldi. Questo è la pioggia di concime. Cos'è questo? Sconosciuto, Norman. Ah, ok. Buona sapersi. Direi che facciamo anche sta giornata. Non so. Oh, seme di cuore di barbabietola. Mi sa che abbiamo finito. Mi sa che possiamo andare al prossimo giorno. Ok. Aspettate. Devo prima pensare a cosa fare. Ok, autunno. Non ditemi che sono quattro stagioni. Potrebbe essere una cosa interessante. Allora, non perdiamo tempo. Prima il cuore di barbabietola. Poi il spiruzzolo di Cosolo. Poi questi semini che ne abbiamo quattro, così li possiamo concimare. Poi cos'è questo? Il turnip, così lo possiamo concimare. Diventa hyper ficchierrimo. Poi prendiamo l'acquetta, concimiamo, ok, e concimiamo. Ok, nice. Porca miseria, che male che gli ha fatto quel coso. E sputum! Ah no, ok, no, solo ogni tanto lo fa. Se ci fosse un qualcosa, un qualsiasi cosa che ci faccia innaffiare le piante senza bisogno del nostro aiuto sarebbe una gran cosa, ma non ce l'abbiamo, perciò niente. Comunque direi di continuare l'esplorazione, però cacchio, adesso non abbiamo più l'armona. Dobbiamo stare molto molto attenti. Esplorare col cervello, cosa che ogni tanto mi manca, appunto. Cacchio, un cacchio di insettino di Merwad mi ha colpito, lo sapevo. Oh, qui vedo un power up, qui vedo due power up. Allora, non volevo attaccare tutto assieme perché questi ci fanno un male cane, me lo sento. Prima i pipistrellini. Dai, pistoletta cara. Che poi è bello perché ha infiniti colpi. Cioè, tutte le armi hanno infiniti colpi e... Pum,
pure le api ci fanno male. Cioè, le api non dovrebbero essere amici dei trattori, dei coltivatori. Allora, ok. Ok, trattore ready. Hippie api, mi ispira. Ok. I pipi, uccidiamoli. E anche un pipi più grande a quanto pare. Un pipi elicottero. Un pilicottero. Ok. E cosa ci danno? Due pergamene. Semina tutti i campi, questo mi interessa. E questo. Così abbiamo dei semi a gratis. Almeno penso, da quello che ho capito. Cioè, se li semina, non penso che ci ruba i semini dalle nostre taschine. È una cacchio di pioggia. Comunque quasi il tramonto. Oh, qua voglio raccogliere le ultime due cose. Tanto qui c'è il coso, vediamo. Ah no, l'ho usato prima, è vero. Corri, 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 corri Jimmy. Diventa un coltivatore. Vinci la fiera del paese. Mangio un bel sedere. Che birbandello che sei, Jimmy. Ok, questo è solo da sopravvivere, gente. Dobbiamo solo sopravvivere. Però volevo vedere. Non è i... Ai! E tab con cima. Ok, non mi interessa niente. Se avessi qualcosa che effettivamente... Oh, non mi mangiare le piante, Che effettivamente mi innaffia le piante sarebbe comodo, perché sono tante. Io le innaffio un po' alla volta. E potrebbe essere comodo. So che c'è la mucca che annaffia. L'avevo vista in una partita in cui avevo giochicchiato. Ok, così facciamo prima. Pium, pium. E mi sa che non coltivo per il momento perché sono pieno di nemici. Però se faccio X, no, Shift. No, era questo, diavolo, mi sono sbagliato. Lo sapevo che mi sbagliavo. Orca la mannaggia. Ok, così recuperiamo anche il cuore di prima. Poi se riesco per la fine della giornata, 21 secondi, dubito, ok. Potrei usare il trattore per far crescere tutte le piante. Potrebbe essere una combo, una wombo combo molto interessante. Che momento di relax, strano. Ok, ma queste sono tantissime, posso fare le mega piantone, ok, qua, queste, ok, e poi, mi sembra basta, raccogliamo gli ultimi due cosine, e autunno. Però se andiamo avanti così potrei quasi prendere un'arma ogni volta, cioè nel senso, mi eviterebbe un sacco di... 1600, ma sì, mi eviterebbe un sacco di problemi. Prendiamo, no, ne ho già due di picconi, non mi interessano. Vediamo cosa ci consegna la nostra furiosa. Ottieni tre api. Va bene. Tosa erba. Non mi interessa perché a quanto pare l'erba la sto abbastanza dominando. Però voglio il coso di api. Stai uscendo con qualche coniglietto letto. Va bene. Direi che quasi quasi prendiamo un'arma. Ma sì, ma perché no? La pistola arma. Pium pium. Fico ficata. Fico ficata. E quasi quasi prendo un coso di... per i cuori? Sì, perché non ne ho. E non vorrei perdere troppa vita. Ok, dove lo piantiamo? Qui. Allora, direi che... adesso raccogliamo, cioè innaffiamo l'annaffiabile. Queste le possiamo già raccogliere. Qua possiamo far così. Allora, poi questo lo possiamo raccogliere, no? Allora, sono concentrato. Sto pensando a cosa devo fare per sopravvivere a questa immonda giornata. Ci ha dato un altro broccoli, patate, fagioli, mais, però siamo pieni di piantine. Ok, dovrebbe essere pronto. Oh, l'ho messo troppo a lato. Porca miseria, lo sapevo che mi sbagliavo. Ok. Però ripiantiamo tutto e poi direi di partire all'avventura. No. Porca miseria, mi sono sbagliato. Ho tolto la torretta.
Queste ne ho tre, quasi quasi li conservo. Metti caso che ne becchiamo un altro. No, queste ne ho tre. Piantiamo quelli da uno. Ok, poi questo ne ho uno. Poi questo ne ho uno. Non sto neanche guardando dove sto piantando. GG a me. Ok. E poi direi basta, si può andare all'esplorazione. Più che altro M, no, tab. Lì c'è ancora un buco disponibile, perciò quasi quasi direi di andare un attimo all'esplorazione, vedere se... Oh, sempre i ciccioporchi qua che rompono. Ok, così abbiamo risolto il problema. Qua non c'è niente. Qua vedo un power upino, un picconino. Questo è un buco utilizzabile? Speriamo di sì. Un piccone e tanti semi. Ma l'abbiamo esplorato tutto? No, ci manca la parte bassa, ok. Ok, oh, un semino, non perdiamoci i semini. Ok, facciamo un giro giusto veloce, tanto... Ok, quello lo raccogliamo la prossima volta. Nice roo. Trattore pronto, direi di usarlo. Così abbiamo... Oh, queste erano doppie. Peccato che abbiamo poche pergamene, perché quelle effettivamente sono molto più utili di quel che sembrano. Allora, piantiamo questo. Abbiamo due rose. Sarebbe un'ottima cosa poterle utilizzare già today. Cioè, comunque nel giorno che arriva, nel giorno che... Oh, un peperone, non dimmi che esplode. Lo sapevo, peperone infame, per te solo lame. Inizia a essere fatica a gestirsi tutto senza morire. Ok, mi sa che il tempo di piantaggio sarà domani. Oh, però qua ci sono tanti fiori. Oh, sono soldi, cioè, butta via. Ok. E parte col turbo. Molto alla Kenshiro. No, c'è anche il... Vabbè, possiamo anche ignorarlo, va. Ok, e abbiamo finito anche questa giornata. È stata muy muy faticosa. Però domani sarà il grande giorno e mi sa che rimango qui. Vado giusto a prendere un po' quel po' di rubina che è rimasta lì. Ma poi mi dedico completamente al raccolto. Nice roo. Ok, si è rotta. Oh, un tacchino. L'amico che mangia le erbacce. Non ci interessa. Ho capito che conviene prendere sempre i semi. I semi, seme is life, seme is love. Amica? Ah, è sconosciuto. Ah, che fico ficata. Raccogliere l'ose. Fa questo, direi che ci serve un'arma e dobbiamo anche potenziarla. Direi facciamo il fucile standard e lo potenziamo due volte. Se mi piace. Allora, dovrebbe esserci la boss fight. Anche se sta durando un bel po', allora direi di andare immediatamente a raccogliere gli ultimi semini che ci mancano. Che erano qua in basso, se non mi sbaglio. Li avevo visti per strada, forse qui... Eccoli qua. Trattore pronto. E... Oh, una pupa dorata, adesso! Proprio adesso, gioco! Gioco infame, per te solo lame. Dove cacchio è sta pupa? No, dall'altra parte del mondo. Grazie. No, ma... Fai pur come ti pare. Dovremmo batterlo facilmente con questa armona, infatti. Prendiamo i semini. Oh, correre, zappa il terreno. E abbiamo due rose, direi di usarle. Cioè, di piantarle, di coltivarle. E poi abbiamo un sacco di roba. E abbiamo un minuto e qualcosina. Sarà dura la verdura.
Ok, un sacco di fiori, Gigi. Riempiamoci. Fiori, fiori, sono soldi questi, sono soldi. E direi di piantare. Dov'è? Ok, le due roselline qua, pianta. E pianta, poi. Quattro qui. Qui, qui e qui. Poi, qui intanto che le concimo, facciamo così. Che fatica. Qui, siamo anche energizzati, ottimo, nice. Poi abbiamo questi. No, mi sono sbagliato. Porca miseria, lo sapevo che mi sbagliavo. Abbiamo altro da 4 qui. E le pianto qui, dai. Ormai è andata. Lì mi sono sbagliato, mi sa. Ah no, aspetta, forse... Eh no, sì, è andata. E così abbiamo anche già tutto perfetto. Così per questa giornata è andata. E poi direi di piantare tutto. Senza guardare al come messo, come non messo, perché... Ah, tanto sono energizzato. Non mi pigli, non mi pigli. Non mi pigli, faccia di maiale, testa di serpente. Non mi hai fatto niente, no. In campagna... Ma che... Ok, volevo giusto piantare le ultime. Ma che è sta roba? Ma che è? Sì, ma va giù che è una bellezza con queste armone. Però abbiamo finito l'acqua, cacchio. Dove cacchio sei, trattore? Ho stato io con l'ultrattore. Ok. Dobbiamo stare molto attenti. Oh, anche le larvine si sono potenziate. Ma che è sta cosa? Dov'è finito? Dov'è finito? Dai, zio Tratto B. Seriamente? Questa cosa? Non lo so, ci penso dopo. È che io volevo stare vicino al terreno così, intanto lo annaffiavo. Vabbè, ormai è andata. No, ci sta mangiando qualcosa. Ah, mi sa che il trattore di zia Tobia non verrà giù. E dire che l'ho potenziato un sacco st'arma. Dai, stai un po' fermo. Che qua, se no, non ti posso far fuori. Orca, l'ho mancato per un poco. È fatica, lo sapevo. Stiamo per morire, gente, stiamo per morire. Però abbiamo sbloccato un nuovo personaggio. Nuovo record. GG, gente. Bene, direi che per questo episodio è tutto. È stato un po' lungo, ma molto molto divertente. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciaone, amici biscottoni. E vi ricordo in questi ultimi secondi di iscrivervi, di attivare la campanellina e i like.